Ciao ragazzi, eccoci qua con il consueto video con i miei consigli sul fantacalcio per la giornata numero 22. Come sempre, questa grafica qui arriva da fantacalcio.it, sito che non sponsorizzo ma che vi consiglio perché è il migliore per le probabili formazioni di Serie A e per gestire il fantacalcio. Ora partiamo subito con Bologna-Brescia. Ecco, in questa partita io credo in una vittoria del Bologna, però il Brescia potrebbe fare lo scherzetto e fare un pareggio. Comunque è una partita dove secondo me ci saranno dei gol per tutte e due le squadre, quindi chi mettere? Skorupski si può rischiare perché comunque nel tutto il Brescia viene anche da un momento in cui non è che segni tantissimo, anche perché manca Balotelli. Mbaye io lo metterei. Ecco, io però ho dei dubbi che questa formazione giochi veramente così. Non credo che giochi col 4-2-3-1, ma che giochi con un 3-4-2-1, un modulo del genere, e credo che comunque Mbaye giocherà. Per cui il resto della difesa non lo metterei. Abbiamo detto Skorupski, sì, metterei Orsolini, Soriano. Sansone ho dei dubbi che giochi stavolta. Secondo me giocherà come l'altra volta Palacio dietro e davanti Barrow oppure Santander. Quindi Palacio lo metterei, Sansone no, metterei Barrow. E volendo si può anche rischiare Santander. Non si sa bene quale sarà il titolare in questo attacco, è da capire ancora perché Barrow è appena arrivato. Nel Brescia allora si potrebbe volendo anche tentare Joronen. Eviterei il resto della difesa tranne Sabelli, metterei Bisoli, Tonali, metterei Romulo, Donnarumma e volendo Torregrossa. Donnarumma è in ballottaggio con Aie, ma credo che giochi lui. Poi Cagliari-Parma, io sinceramente credo in una vittoria del Cagliari, ma penso anche che il Parma possa segnare e possa anche finire in pareggio sta partita, per cui chi mettere? Cragno forse lo eviterei, metterei Pellegrini, metterei Nandez, Ionita, Nainggolan, João Pedro e Simeone. Nel Parma, come sapete, Sepe si è infortunato e starà fuori per 3 mesi ed è interessante anche capire chi prenderà il Parma per sostituirlo, perché potrebbe diventare appetibile da un momento all'altro questo Colombi, oppure sembra che abbiano chiesto all'Inter il prestito di Radu, che adesso è parcheggiato al Genoa. Comunque Colombi non lo metterei, metterei Darmian, Bruno Alves e volendo anche Gagliolo, metterei Kurtic, Kučka, Cornelius, Gervinho, Scozzarella forse no stavolta, anche perché è in ballottaggio. Sassuolo-Roma, io credo in una vittoria della Roma, ma penso che Sassuolo almeno un golettino lo vada a segnare, per cui consigli non lo metterei, metterei Kyriakopoulos e Tolian. Forse anche Locatelli e poi metterei Berardi, Djuricic, Boga e Caputo. È un consiglio facile, ma questi sono a rischio gol stavolta. Nella Roma eviterei Paolo Lopez stavolta, metterei Spinazzola. Spinazzola è dato in ballottaggio ma sarà titolare sicuramente perché Florenzi è andato via e Spinazzola può giocare anche a sinistra, quindi in realtà Kolarov è in ballottaggio con lui. Santon secondo me è difficile che lo metta su stavolta, quindi io credo che giocheranno sia Kolarov che Spinazzola e li metterei entrambi. Cristante, Vertu sì, Under, Pellegrini sì, però ti è in ballottaggio e ho dei dubbi che giochi veramente lui stavolta, per cui io lo lascerei giù nel dubbio. E Dzeko sì, va messo sicuramente. Juve-Fiorentina, è in vantaggio la Juventus, però la Fiorentina un gollettino potrebbe strapparglielo, vediamo, per cui chi mettere? Szczęsny sì, però se avete qualcuno contro avversari più abbordabili lasciatelo perdere. Quadrado, Alexandro, sì. Bentancur è in ballottaggio, io ho la sensazione che giochi veramente lui, però non si sa, è dato in ballottaggio. Pjanic sì, è da mettere. Matuidi lo eviterei. Ecco, Dybala, Cristiano Ronaldo sì. Ramsey è in ballottaggio con Higuain, nel caso che invece che giocare col 4-3-1-2 giochi con il 4-3-3 questa squadra. L'ultima volta aveva messo Dybala al suo posto e Higuain in attacco. Non credo che riproponga questo schema perché per me Dybala è dietro, è fallimentare. Ramsey può giocare in ballottaggio con Higuain, io non lo so, nel dubbio se ce l'avete li proverei entrambi. Io Higuain lo metterei nel caso comunque, perché penso che comunque giocherà. La Fiorentina invece lasciamo stare Dragowski, metterei giusto Dalbert, volendo Lirola metterei Pulgar, Chiesa, Cutrone sì, Castrovilli è in ballottaggio, ha giocato anche in Coppa, non lo so se rischiarcelo stavolta, però
Castroville è uno che ha un'ottima media, si può provare. Benassi è in grande spolvero, però non lo metterei contro la Juventus. E fu così che farà una tripletta. Atalanta-Genoa. Atalanta vincerà secondo me con almeno 3 gol di scarto, non ne farà 7 ma ne farà tanti, per cui Gollini si può mettere. Atebor, anche se in ballottaggio con Castagne. Gosens, Freuler, anche se è dato in ballottaggio, però secondo me giocherà lui. Poi metterei Gomez, Ilicic, Zapata e anche Muriel, perché secondo me entrerà dalla panchina e bollerà come ha fatto a Torino. Nel Genoa evitiamo tutta la difesa. Se volete giusto Criscito, perché non si sa mai se il Genoa prendesse su un rigore, però sarei più tentato di lasciarlo giù. Metterei giusto forse Barreca, visto che gioca a centrocampo, ma è un difensore, però è dato in ballottaggio, ma ultimamente gioca sempre lui. E se siete coraggiosi, Pandev. Poi Lazio-Spal. La Lazio qui secondo me stravincerà, magari non ne farà più di 3, però un paio ne farà di sicuro. Chi mettere? Stracoscia, sì. Acerbi, Radu, Lazzari, Milinkovic, Savic, Luis Alberto, Lulic, Caicedo, Immobile. Leiva, vi chiederete perché lo lascio sempre giù, è perché spesso prende cartellini. Poi nella Spal, volendo, se voi ci credete un po', mettete Strefezza, Di Francesco e basta, ma al limite Reca. Milan-Verona, ecco, partita meno scontata di quello che si pensa, perché il Verona comunque ha una buona difesa e il Milan sta vincendo, però non è che vada sempre ad attaccare a sprombattuto, per cui diciamo che può finire in 1x. Chi mettere? Donnarumma, sì. Calabria è dato in ballottaggio con Conti, ma ultimamente gioca lui e io proverei a dargli un'ennesima chance. Teo Hernandez da mettere sicuramente. Mettere anche Çalhanoğlu, Ibrahimovic, Leao e volendo stavolta anche Krunic e Kessié, perché io su Krunic credo che questa volta contro un avversario così abbordabile possa costruire del gioco, magari può prendere anche un assist. Castillejo viene dato titolare in ballottaggio, io ci credo che possa giocare veramente lui. Chiaro, ecco, no, ho il dubbio che giochi Bonaventura però al suo posto, sinceramente, perché Castillejo così arretrato non mi convince molto. Ecco, io forse metterei Bonaventura. Mentre nel Verona evitiamo tutta la difesa, metterei giusto Faraoni, Miguel Veloso e Lavrovic, per il resto niente. Lecce-Torino. Io qui penso che il Toro cercherà di riprendersi dalla figuraccia fatta con l'Atalanta, per cui io vedo più facile una vittoria del Toro, però Lecce ci ha abituato a risultati non scontati, per cui potrebbe anche costringerli in un pareggio. Chi mettere nel Lecce? Evitiamoci la difesa perché non si sa mai, tranne Calderoni. Calderoni lo metterei Mancoso sicuramente e volendo la Padula. Sarei anche tentato di giocarmi la carta Maier se ce l'avete. Nel toro, Sirigus come si può mettere nonostante i 7 gol presi? Tra l'altro chiedo scusa pubblicamente a quel ragazzo a cui gli ho consigliato di mettere lui invece che Audero. Mi dispiace, ti ho fregato la giornata. Poi metterei in culo. De Silvestri è dato in ballottaggio. Non lo so, io lo metterei sinceramente. Aina, Meite, spero che prima o poi si sblocchi. Verdi, che non ve lo consiglio mai, lo metterei. Berenguer e Belotti. Udinese-Inter, partita che seguiremo insieme domenica sera. Credo in una grande vittoria dell'Inter sinceramente. L'Udinese però a volte ci ha abituato a chiusure in difesa, però l'Inter la vedo molto avvantaggiata, magari vincerà 2-0, non di più. Nell'Udinese evitiamoci la difesa, se volete stringer Larsen ma sarei tentato di lasciarlo perdere, al limite metterei De Paul e Okaka e basta. Nell'Inter invece Handanovic sì, De Vrij, volendo anche Skriniar. Bastoni è in ballottaggio, però Godin ha giocato in Coppa, quindi io credo che giochi veramente lui, potreste metterlo se ce l'avete. Candreva sì, anche se aspettate un attimo, Candreva ha giocato in Coppa, qui c'è da fare tutto un ragionamento. Candreva ha giocato in Coppa, Moses è disponibile, potrebbe anche giocare lui stavolta. Young ha giocato in Coppa, secondo me è più facile che giochi Biraghi. Sensi è da mettere, Brozovic anche, io credo che Eriksen giocherà e penso che possa giocare sì al posto tra Brozovic e Barella, anche se Brozovic è difficile che lo tenga giù, per cui forse si prenderà il posto di Barella. Io Eriksen lo metterei comunque. Poi Sanchez e Lukaku, questi sì, Sanchez giocherà. Sampdoria-Napoli,
Vedo una vittoria del Napoli che ci ha già dato un'ottima dimostrazione di forza contro la Juventus. Per cui, chi mettere? Evitiamo la difesa della Samp. Se volete, potete provare Mourou, però non lo metterei perché a rischio cartellini qua. Anche perché dal suo lato c'è Caleion che fa gioco, non lo metterei. Metterei giusto, se credete negli ex, nelle rivincite, Gabbiadini e Quagliarella, perché magari tra i due, tutti e due ce l'hanno un po' col Napoli per motivi vari, per cui magari qualcosa riusciranno a spuntarla. Ramirez è dato in ballottaggio, non è diciamo la sua partita, forse Linetti, forse. Nel Napoli, Meret è dato in ballottaggio con Ospina, però secondo me si potrebbe mettere lui l'italiano. Ecco, Di Lorenzo, qui te lo segna continuamente terzino. In realtà Gattuso ci ha abituato a tenerlo centrale, per cui io sarei restio a metterlo sinceramente, metterei di più Isai e Mario Rui. Metterei Ruiz, Zielinski, Caleion, Milik, Insigne. Demme no. Darei una chance a Lobotka perché io credo che giochi. Ho il dubbio che giochi titolare lui, ma non per Demme. Per Ruiz, sinceramente, ho un po' questo dubbio qua. Però vedremo, ragazzi. Chi vivrà, vedrà. Se volete un consiglio sulla vostra rosa, lasciatemi un commento qua sotto, come sempre. Se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di lasciarmi il solito like e di iscriverti al mio canale. Ciao a tutti ragazzi e buon Fanta a tutti!